Giulia Zanfino, giornalista e videomaker, è stata ricevuta e premiata dalla Commissione Cultura del Comune di Cosenza. Si tratta del primo riconoscimento calabrese per una giovane giornalista d'inchiesta che si è già occupata di diverse questioni scottanti riguardanti il territorio. In questa Commissione stiamo continuando in queste nostre audizioni e stasera abbiamo avuto l'onore di avere tra di noi la giornalista d'assalto, dico io, Giulia Zanfino, che ci ha fatto vedere veramente un lavoro. Un lavoro, certo sì, un lavoro preciso, un lavoro puntuale che ha fatto su inchieste alquanto delicate e pericolose sotto un aspetto anche socio-economico. Ma come nasce la passione per l'inchiesta di Giulia Zanfino? Forse perché vengo da una famiglia che ha sempre, eh, ha sempre lottato per i diritti, di, di, anche, soprattutto di questa terra, una famiglia molto radicata. Sebbene io sia nata all'estero, mio padre è molto legato alla realtà calabrese, quindi colpa sua, sicuramente, colpa della famiglia, insomma. E qual è stata l'inchiesta più appassionante? Ogni inchiesta è un percorso, per cui non, non ce n'è una in particolare che mi ha appassionata. Sicuramente le ultime sulla Calabria, quella sulla Marlana e sulla Sorical sono quelle che sento di più. Devo essere franca, ma perché le vivo sulla mia pelle, quindi le sento più forti.